Gentili telespettatori, benvenuti con il nostro telegiornale del Veneto Orientale. Andiamo subito a San Donà di Piave, dove i ladri acrobati cercavano di calarsi dalla cupola del centro Piave, ma una guardia giurata riesce a scoprirli. Ladri acrobati tentano il colpo al centro Piave, ma vengono scoperti da una guardia giurata rimasta a lavorare fino a tardi. Quando i carabinieri sono andati a controllare sul posto in cui l'uomo è stato visto, hanno trovato tutto il necessario per una scalata particolare, tra corde e rampini, ma anche gli attrezzi necessari per lo scasso. Un ennesimo tentativo, dunque, come quelli delle scorse settimane, con l'obiettivo di puntare alla cassaforte. Oppure fare razzia di iPhone e smartphone del 3D Store. Come era successo a marzo, quando poi venne arrestato uno dei malviventi. Il fatto verso le 23 di domenica al centro commerciale di Calvecchia, e a quell'ora c'è un vigilante di Axitea che si è dovuto fermare fino a tardi. Ha visto una figura sul tetto vicino alla cupola di vetro. A quel punto ha dato l'allarme sia alla centrale operativa sia ai carabinieri della locale compagnia. Vistosi scoperto, l'uomo è saltato giù dal tetto e si è dato alla fuga, lasciando però sul posto uno zainetto contenente tutti gli strumenti per lo scasso, tra cui corde, piedi di porco e chiavi inglesi. Il materiale è stato posto sotto sequestro dai militari dell'arma. Come detto, a marzo i ladri acrobati erano già riusciti ad entrare al centro Piave ed a impossessarsi di alcuni cellulari, quando sono stati scoperti ed uno di loro arrestato. A luglio, invece, un vero e proprio assalto da parte di una banda che, dotata anche di maschere antigas, avevano puntato alla cassaforte. Anche in questo caso, il furto fu sventato. In questi mesi si è parlato molto non solo di viabilità nel comune di Portogruaro, ma anche di parcheggi ed è stato abbandonato il progetto del parcheggio sotterraneo. Vediamo insieme il servizio. Progetto economicamente insostenibile. L'assessore ai lavori pubblici Angelo Morsanuto manda definitivamente in soffitta il progetto del parcheggio interrato nell'area dell'oratorio Pio X. L'amministrazione, spiega Morsanuto, ha valutato con analisi specifiche la compatibilità del progetto, il cui piano industriale è assolutamente improponibile. Con il bilancio del comune non è pensabile realizzare un parcheggio da oltre 4 milioni di euro. Sarebbe un sacrificio che la città non può sostenere e che rischierebbe di mettere in discussione i servizi essenziali. L'amministrazione, che per questo progetto aveva siglato un accordo con la parrocchia di Sant'Andrea, che prevedeva anche l'acquisto del diritto di sottosuolo, ha proposto la stessa di acquistare uno spazio di 3.000 metri quadrati su cui realizzare un parcheggio in superficie. La parrocchia ha tuttavia valutato negativamente la proposta, da un lato perché l'area a cui dovrebbe rinunciare è di fondamentale importanza per le attività pastorali e ricreative, dall'altro perché i contributi ottenuti dalla CEI per la realizzazione del nuovo oratorio vincolano per 20 anni ad attività di culto la destinazione dell'uso dell'area. È nel nostro interesse, aggiunge Morsanuto, giungere ad una soluzione condivisa con la parrocchia di Sant'Andrea, con la quale questo comune ha preso un impegno. Il dialogo è in corso e ci auguriamo che nel breve periodo ci possano essere evoluzioni positive. L'assessore ha poi difeso la volontà dell'amministrazione di realizzare un nuovo parcheggio nell'area verde di Via Valle, già previsto nella PRG e riconfermato nel 2014. Il parcheggio, a ridosso del centro, spiega, risolverebbe i problemi del traffico all'uscita delle scuole, eviterebbe le soste selvagge nella pista ciclabile, sarebbe utile alle associazioni che utilizzano le due palestre presenti nell'area e in prospettiva della realizzazione della nuova galleria servirebbe anche il teatro. Nel progetto inviato alla Regione per la richiesta di contributi è stato inserito anche il riordino e l'abbellimento del parcheggio di Piazza Castello. A volte ci si trova davanti a situazioni alquanto insolite, quello che è successo a Ponte di Piave, dove, pensate, hanno scaricato dei pannolini in municipio. Ha tenuto fede a quanto promesso, visto che sono rimaste inascoltate le sue proteste per la rimozione del cassonetto dei pannolini. Giovedì mattina Fabio Giacomazzi si è recato in municipio per protocollare una lettera di rimostranze con diversi allegati, fra questi un sacchetto di pannoloni usati. La protesta di Giacomazzi sta nel fatto che Comune e Savno hanno rimosso dal territorio gli specifici cassonetti per la raccolta di pannolini e pannoloni usati, invitando i cittadini a conferirli all'ecocentro. Giacomazzi è stato toccato dal provvedimento in quanto utilizzava il cassonetto per conferire i pannolini usati da un parente anziano. Prima di attuare la sua clamorosa protesta, l'uomo ha svolto delle accurate verifiche. Secondo quanto riscontrato, un simile provvedimento non rispetterebbe le leggi vigenti, oltre a creare disagi ai cittadini, perché non sempre tutti hanno la possibilità di recarsi all'ecocentro. Rifiuto della istigazione a delinquere dell'amministrazione comunale e della società Savno nell'indicarmi, contravvenendo alle attuali disposizioni di legge, di portare a conferire i pannoloni all'ecocentro, essendo illegale a norma del decreto legislativo 3 aprile del 2006 numero 152, con conseguente mia consegna dei pannoloni all'ufficio protocollo del comune di Ponte di Piave. Ha scritto Giacomazzi nella lettera protocollata in comune. Secondo l'uomo, la legge impedisce di conferire ai CARD rifiuti che non siano riciclabili, come appunto i pannoloni usati.
Continuerò a conferire all'ufficio protocollo del comune la produzione di pannoloni del mio parente, annuncia Giacomazzi, finché il comune non riattiverà i contenitori stradali come era prima del 2 novembre, o avrà il coraggio di affermare che i pannoloni e i pannolini vanno messi nel bidone del secco non riciclabile, innalzando alle stelle le spese di pagamento dei rifiuti di tutti i residenti che hanno bimbi sotto i 3 anni o ammalati, quasi sempre anziani in casa, perché tale misura non può essere presa solo per me, ma per tutti, conclude. Nel telegiornale di ieri abbiamo parlato del 54enne che ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua auto ed è morto schiantandosi purtroppo contro un palo. Ad Oderzo gli alpini stanno vicino alla famiglia. Sono ancora increduli gli alpini del gruppo di Piavon perché Gianluigi Bucciol domenica mattina era lì con loro a festeggiare la ricorrenza del 4 novembre. Verso le 17.30 del pomeriggio domenicale l'artigiano 54enne è stato colpito da un infarto fulminante mentre stava rientrando a casa in compagnia della moglie Cristina. Siamo ancora increduli, commenta con sconforto Giancarlo Bucciol, presidente delle Penne Nere di Piavon. Domenica mattina era lì accanto a me, abbiamo festeggiato insieme, gli avevamo chiesto di venire con noi lunedì mattina alla scuola materna, dovevamo andare a cuocere le castagne ai bambini, ma mi ha risposto con rammarico che non poteva, aveva parecchio lavoro da sbrigare in azienda. Ci siamo lasciati come al solito. Poi la sera ho avuto la terribile notizia. Gianluigi era alla guida della sua Mercedes quando è stato colpito da un malore fatale. Ormai era quasi arrivato alla sua casa in via Sgarbariol. L'auto priva di controllo è finita nel fosso incastrandosi fra un palo del telefono e proprio di fronte all'abitazione di Bucciol. Un vigile del fuoco ha continuato a praticargli il massaggio cardiaco anche in ambulanza fino al suo arrivo al pronto soccorso, ma tutto è stato vano. Viene a mancare una colonna del nostro gruppo, aggiunge il presidente. Gianluigi era fra i soci più attivi e intraprendenti, un alpino autentico che non si tirava mai indietro di fronte alla necessità. La data del funerale non è ancora stata fissata. Ed è venuto a trovarci in studio Graziano Padovese, promotore della lista civica Città dell'Emene, che di fatto è entrata nella maggioranza del Consiglio Comunale di Portogruaro. E ci ha parlato dell'hospice. Allora vediamo insieme cosa ci ha detto. Ho il piacere di avere con me Graziano Padovese, promotore di una lista civica che di fatto è entrata nella maggioranza del Consiglio Comunale di Portogruaro. È un tema molto dibattuto, quello del futuro dell'hospice. Quale futuro pensa che possa avere l'hospice di Portogruaro? Ecco, io questa è una domanda molto sensibile che di questi giorni sta prendendo spazio, oltre che nei media, anche nella discussione della quotidianità. L'hospice Portogruaro era una grande risposta alle problematiche, ahimè, purtroppo sensibili delle famiglie quando ci si trova con malati in fase terminale ed era una grande risposta a queste esigenze. Pare, e ripeto, uso il condizionale, pare che ci sia una forma di riorganizzazione non ancora ufficializzata, ma sembra che questa sia la piega che stia prendendo, di non fare più, secondo quello che erano i programmi iniziali, 10 posti a San Donà e 7 posti a Portogruaro, quello più o meno era l'indicazione. Sembra che ci sia una volontà di riorganizzare il tutto e di concentrare il tutto a San Donà, per Portogruaro soprattutto, in questa fase dove si sta ultimando la casa di riposo con i posti previsti per ospiti, sarebbe un grande smacco, ma soprattutto sarebbe per l'ennesima volta, diciamo, Portogruaro soccombente nei confronti di San Donà. Io credo che la politica e gli organi competenti dovrebbero fare il più e l'impossibile per mantenere questi posti a Portogruaro, che, ripeto, è una grande risposta alle famiglie che in certi momenti, purtroppo, si devono trovare in grossissime difficoltà, e questo permetterebbe a noi di Portogruaro di non avere, oltre che il dispiacere di qualche familiare per questo frangente della loro vita, anche il dispiacere di avere fatto il pendolarismo per l'ennesima volta. Noi ci batteremo e spero che assieme a noi, ci sono già visto alcune iniziative, ci sono altri che difenderanno questo tipo di iniziativa, ma soprattutto la permanenza dei posti a Portogruaro. Parliamo ora di Veneto Orientale, perché il presidente del consorzio di bonifica del Veneto Orientale, Giorgio Piazza, ha detto che con la conferenza dei sindaci c'è grande sintonia. Non crede opportuno che nelle politiche urbanistiche dei comuni ci debba essere una maggiore attenzione nella predisposizione dei piani urbanistici? Vediamo, e qui vorrei chiedere aiuto anche alla toponomastica, perché si vede che addirittura ci sono lottizzazioni o interventi di industrializzazione in zone dove la toponomastica dal punto di vista storico ci dicono: cari signori, guardate che qua, per fare un esempio, se c'è zona che si chiama, le dico in friulano,
perché insomma, siamo anche zone, no, di confino, i LAX sono i laghi, non dateli a costruire, perché storicamente, ecco, perché, ecco, perché storicamente c'è stata l'osservazione empirica dove si dice o paludi lì, ecco, cosa, ecco, che tipo di collaborazione avete sotto questo aspetto con le amministrazioni comunali? Devo dire che dal 2009, quando è stata fatta la legge che ha rivoluzionato anche la presenza del soggetto pubblico e dell'amministratore pubblico dentro alla compagine anche di governo, quindi al consiglio di amministrazione, noi abbiamo, oltre che ai rappresentanti come era nel passato delle province che ormai sono in via di sublimazione e il rappresentante regionale, abbiamo tre sindaci in assemblea e un sindaco fa parte di diritto, non tra gli eletti ma tra i nominati, del consiglio di amministrazione. Un sindaco rappresentativo del territorio, eletto, nominato e scelto dai sindaci dei 30 comuni che compongono il nostro consorzio. E quindi questo è un aspetto fondamentale, proprio perché con i sindaci, con la conferenza dei sindaci, noi abbiamo trovato una grande sintonia, bisogna riconoscerlo. Io nei pochi mesi che svolgo l'attività di presidente del consorzio, devo dire che da questo punto di vista c'è una fortissima attenzione. Peraltro la norma, voglio ricordare, che ha trasformato il parere del consorzio di bonifica su materie idrauliche, sulle urbanizzazioni, è diventato vincolante, per fortuna. Quindi scempi come nel passato, che si può anche costruire in via paludi piuttosto che in via dei laghi, piuttosto che in via dei buse, eccetera eccetera, si può fare. Importante è ovviamente che non si facciano interrati, semi-interrati, scantinati, perché altrimenti prima o dopo basta una piccola esondazione e, come sappiamo, in genere, no? L'acqua tende a riempire i buchi. Allora, su questo credo che il parere e anche la volontà della Regione Veneto, che ha avuto di mantenere anche nelle urbanizzazioni, siano esse di tipo abitativo, siano esse di tipo produttivo, il concetto fondamentale di invarianza idraulica. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando io, per qualche motivo, per scelta economica, per scelta di prospettive di sviluppo, trasformo un territorio da un territorio agricolo, un territorio urbanizzato, sia esso abitativo o territorio produttivo, io comunque gli invasi li devo mantenere pari a quelli che vado a compromettere con una urbanizzazione. Questo credo sia importante, e questo permette comunque di accumulare dell'acqua e poi farla defluire con una certa, diciamo, tranquillità, e non intasare i canali e provocare quindi le esondazioni. Su questo posso dire che la norma è ben fatta e i sindaci su questo hanno volontà di dare una grande mano, anche perché stiamo facendo, ed è una cosa molto interessante, con gran parte dei comuni stiamo chiudendo tutti i piani delle acque, cioè la gestione appunto di tutto quanto riguarda l'acqua che transita nei territori comunali. E a Teglio Veneto ha parlato ai nostri microfoni il sindaco Andrea Tamai, dicendo che sono pronti i finanziamenti per la sistemazione del centro di Suzzolins e per il magazzino comunale. Siamo con il sindaco di Teglio Veneto, Andrea Tamai. Senta, signor sindaco, con la nuova finanziaria a Teglio Veneto vengono sbloccati i soldi delle aree di confine del decreto Letta. E praticamente con questi soldi teoricamente si dovrebbe fare il magazzino comunale e altri lavori. Bene, adesso che abbiamo avuto questa possibilità di sbloccarli finalmente dopo 3 anni o forse più, può dire ai cittadini di Teglio Veneto finalmente cosa si fa con questi soldi? Sì, allora innanzitutto speriamo che i dati della finanziaria vengano nell'ultima stesura confermati. E per spiegare in parole semplici cosa dice la finanziaria, che tutte le somme che i comuni hanno di fatto in cassa possono essere spese svincolate dal patto di stabilità. In questo caso questi contributi ci sono stati dati a novembre del 2013 e quindi questo ci permetterebbe di spendere immediatamente queste somme senza essere soggetti al patto di stabilità. Le opere che noi abbiamo previsto sono la sistemazione del centro urbano di Suzzolins,
con la messa in sicurezza di un'area dove durante l'estate, come sappiamo, viene fatta l'estate ragazzi e altre attività, e il magazzino comunale che di fatto è bloccato dal 2013 appunto per questi vincoli. Quindi andremo finalmente a fare questo magazzino comunale con le sedi per le associazioni, con sale e riunioni, e questo doterà del comune di un'ulteriore comodità, un'ulteriore struttura importante per il nostro comune, per i cittadini di Teglio. Ed ora godiamoci gli scatti dal territorio a cura del nostro fotoreporter Vinicio Scortegagna. Gentili telespettatori, vi ringrazio per averci seguito anche in questa edizione del telegiornale del Veneto Orientale. Ricordo che il telegiornale va in onda alle 19.40, alle 23.40 e all'1.30 della notte. Vi auguro un buon proseguimento di serata.